Materiali Esistenti è una biennale nata nel 2005. Originariamente l'idea era quella di coniugare i valori della resistenza, quindi i valori della conquista della libertà, con l'arte, che è uno strumento di libertà, un esercizio di libertà. Quindi legare queste due esperienze come un momento unico che è di confronto. Astolfo sulla Luna perché ricorda il personaggio dell'Orlando Furioso, dove Astolfo, per recuperare il senno di Orlando che era stato depositato dentro un'ampolla sulla Luna, lui parte, fa questo viaggio per recuperare il senno di Orlando e restituirglielo. Astolfo è una metafora perché queste fotografie vogliono raccontare questo disagio psichico e mentale con una specie di ritrovamento di questo aspetto. Vedremo i lavori di 26 fotografi, 26 fotografi professionisti, che hanno cercato di interpretare il senso del malessere e del disagio mentale. La parte che ho curato, visto che ho rivesto due vesti qua, sia come fotografo ma anche come curatore, mi sono occupato della sezione dove ho coinvolto dei ragazzi diversamente abili. In particolar modo ne ho coinvolti quattro, dove loro hanno raccontato, visto che si parla di Astolfo sulla Luna e un po' di sentimenti, quindi quelli erano i loro sentimenti, e visto in questa situazione di Covid loro vivono in un residenziale, hanno raccontato le loro parte più affettiva, quello che vivono. Quindi per ognuno di loro, chi ha fotografato un operatore piuttosto che dei particolari della propria stanza, perché sono la parte più affettiva che hanno in questo momento, perché sono distanti dai familiari proprio per la situazione. Proprio nel momento del primo lockdown ho iniziato a lavorare molto sull'autoritratto, quindi lavorare su di me, perché in quel momento a casa ero l'unico persona con cui parlare e a confrontarmi era me stesso, punto. E così c'è queste prime due facce della stessa medaglia. Il giallo un po' anche viene associato alla follia, diciamo, e mentre il viola è il colore dell'equilibrio, e quindi queste due facce che ognuno di noi ha. Questa mostra doveva parlare del disagio mentale, e quindi quale migliore cosa di parlare di disagio mentale e di fare degli autoritratti? L'ho inteso in senso ampio, nel senso che in questi ultimi 15 mesi nel disagio mentale ci siamo stati tutti, nella trappola, nel sentirsi intrappolati, nel sentirsi altro, e quindi questo ho voluto esprimere con queste due fotografie. La prima infatti si intitola Trapped, perché sostanzialmente il pluribolo rappresenta l'atmosfera molto allucinata in cui ci siamo trovati in questi 15 mesi di pandemia. E The Other rappresenta una persona che non si riconosce nello specchio, perché vive una situazione di disagio, appunto. Questo è quello che ho voluto esprimere con queste due foto e spero di esserci riuscito. Siamo ospiti di questo bellissimo palazzo del Settecento, Palazzo Barolo, che la vocazione di ospitare ormai da tanti anni operazioni di arti visive, quindi siamo veramente felici di aver potuto allestire qua questa mostra proprio in questi spazi.